corso di inglese, ma lui mi diceva che tanto io non capivo niente. Io, abituata a non rispondere, cominciai a pensare che forse ero io che continuavo a sbagliare. E stavo zitta. Lo assecondavo. Non volevo farlo arrabbiare. Non mi confidavo con nessuno. Avevo vergogna di raccontare quello che mi stava succedendo. Piangevo in silenzio. Con il tempo le offese sono diventate sempre più frequenti. Mi diceva che non valevo niente. E andando, lentamente, mi creavo il vuoto intorno, finché un giorno è passata alle mani, mi ha colpito con un pugno in faccia e sulle braccia. Il dolore era fortissimo. Quella sera sono andata in ospedale, dove mi hanno messo 6 punti sotto l'occhio, ma non ho avuto il coraggio di raccontare quello che era successo. Al medico ho detto di aver sbattuto contro la portiera della macchina e di essere caduta a terra. Da quel giorno sprofondai nel buio. Ho scambiato l'egoismo e la brutalità del mio compagno di vita per amore. Il rituale era sempre lo stesso. Prima botte, poi mi abbracciava, piangeva, mi chiedeva scusa e mi implorava di perdonarlo. Mi faceva tante promesse e io avevo la speranza di poterlo cambiare. Le violenze non avvenivano mai in pubblico, anzi, agli occhi della gente eravamo una coppia perfetta. Ma intanto arrivati a casa ogni pretesto era buono per litigare. Nemmeno a Natale potevo contare su un po' di felicità. Lentamente ha svuotato la mia vita di tutti i momenti di gioia. Ho iniziato ad avere paura, mi vergognavo, non sapevo con chi parlare. Pensavo che fosse colpa mia. In casa non avevo più la mia libertà e vivevo con una sensazione di angoscia, provando lieve sollievo solo quando ero sola. Era come se ogni giorno stesse rosicchiando una parte di me, fino a diventare di proprietà sua, non più di me stessa. Negli ultimi 2 anni ha iniziato a picchiarmi, fino ad andare al pronto soccorso, diverse volte. Il rituale era sempre lo stesso, urla, botte, poi chiedeva perdono. Sono rimasta prigioniera in questa oscillazione sentimentale per diverso tempo. Poco a poco la mia vita andava in pezzi, la depressione mi accompagnava. Ero triste, non riuscivo a vedere realmente me stessa. Vedevo solo quello che lui voleva che vedessi. Nessuno si domandava perché ero cambiata. Ero sempre stata una persona solare ed estroversa. Ma solo alcuni mesi dopo il matrimonio ero diventata cupa e triste. Ero mortificata, insultata, picchiata, minacciata. Ho avuto la forza di reagire. Ho fatto la valigia e quando non c'era sono scappata da quell'incubo. Mi sono rivolta a un centro di violenza dove mi hanno dato una mano concreta. Ho acquistato insieme a loro la consapevolezza di quanto mi era accaduto, riconquistando l'autostima fondamentale per ripartire. Non ho perso la fiducia negli altri, ma se mi innamoro ancora, pretendo rispetto e amore, 2 cose che non possono essere mai lontane da un rapporto di coppia. Vorrei dire a tutte le donne che sono vittime di violenza di non credere di essere così come loro maltrattanti le dipingono. Lo fanno soltanto per tenervi sottomesse e insicure a loro disposizione. State molto attenti a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi, perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, piango per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata, dall'antico libro sacro della tradizione ebraica Talmud.